Ciao a tutti ragazzi, anche oggi siamo qui sul nostro canale di YouTube per presentarvi e pseudo recensirvi altri prodotti. Abbiamo qui diciamo in esame oggi un CM Storm Havoc e un CM Storm Power RX, ovvero uno dei nuovi, posso anche dire top di gamma, mouse da gaming della casa Cooler Master e anche è un tappetino anch'esso diciamo top di gamma per dimensioni e qualità sempre della casa Cooler Master. Adesso passeremo all'unboxing e a delle piccole diciamo nozioni tecniche per poi passare alla prova del nostro mouse. Visto che non voglio farvi felice fin da subito, partiamo con l'unboxing del tappetino da gaming. Per il mouse dovete aspettare, cazzi vostri. Allora, come potete vedere il tappetino è nero e rosso, penso utilizzabile da entrambi i lati, no, non è vero. Si presenta appunto con il logo Power RX in basso a destra e appunto la scritta CM Storm by Cooler Master, CM Storm by Cooler Master in alto centrale. Questo tappetino, come il mouse, offre sicuramente un ottimo feedback, già al tatto si sente la qualità e diciamo il livello dei materiali da cui è composto. La parte sotto è gommata, quindi per evitare scivolamenti da parte del tappetino. Voi vi starete chiedendo che cazzo ce ne facciamo noi di un tappetino di 45 cm x 35 o quello che è. Se non sono 45 x 35 ci siamo andati molto vicini. Ebbene, non so dirmelo neanche io, nel senso, io personalmente l'ho preso perché occupa, è grande esattamente come il carrellino della mia scrivania, quindi andrà a occupare tutta la superficie libera della mia scrivania dove ripongo mouse, e anche un pezzo di tastiera verrà riposto appunto sul tappetino. Perché prenderlo? Io sinceramente mi sono stancato di uscire col mouse, toccare dentro con la mano, polso sì, polso no sul tappetino. Ho detto, vogliamo prendere un prodotto di qualità, costa un po', va bene, proviamolo. Se mi farà schifo gli darò fuoco come tutte le cose che mi fanno cagare e denunceremo la gente. No, non è vero. Come potete vedere, appunto come ho già detto prima, l'altro lato è rosso. È sottilissimo, circa 2,5 mm, pieghevole quindi da portare in giro e appunto con la pratica custodia in cartone e metallo per consentirne un trasporto comodo ed efficace. Come avrete già sentito, l'Havoc è l'ultimo mouse che è stato diciamo gettato sul mercato da Cooler Master. È attualmente, credo di poter dire, il top di gamma perché è l'unico mouse della casa a raggiungere gli 8200 dpi con sensore. Monta lo stesso identico sensore del Sentinel Advance 2, soltanto che a quanto pare è potenziato. Come potete vedere da queste nozioni c'è la possibilità di cambiare colore attraverso un tasto, la possibilità di, come dire, di regolare i dpi tramite tasti sotto la rotellina. Ha una memoria interna per memorizzare profili per memorizzare le macro di 128 kilobyte. Ha una presa molto ergonomica. Diciamo i tasti sono stati, come dire, non certificati ma progettati per sopportare fino a 5 milioni di click. Classico appunto pannellino a finestra per diciamo favorire un'estetica aggressiva. Guardiamo due piccole nozioni tecniche. Come potete vedere monta la Vago 9008, che è lo stesso sensore delle Sentinel Advance 2. C'è la possibilità, come già anticipato prima, supporta, diciamo, resiste almeno fino a 5 milioni di click. Ha 8 tasti programmabili. Sotto il mouse sono presenti i gommini diciamo per favorire un ottimo feedback e stabilità nel gaming. Il cavo è lungo circa 1,8 metri ed è placcato in oro. Altre cose no, il resto ve l'ho già detto tutto, quindi chi se ne frega di queste. Passiamo al scatolamento. All'interno troviamo una locandina Havoc con non lo so e un boh, chi se ne frega. Ok, passiamo adesso al mouse. Questa è la vera cosa che ci interessa, del resto non ce ne può fregar di meno. Giusto? Giusto.
togliamo il mouse da qua, il mouse è immacolato e vi anticipo che questa sì, è un po' lerro, che questo unboxing è stato fatto in live perché non avevo tempo per montare il video. Allora, come potete vedere, tre tasti programmabili qua di lato, i due tasti superiori appunto per la, diciamo, mirare e sparare, no? Il tasto sinistro e destro, la rotellina, sembra abbastanza morbida, giusta, diciamo, con i click, non è troppo duro né troppo molle, i tastini per la regolazione dei DPI, il cavo è in corda come ormai d'abitudine Cooler Master e il connettore è placcato in oro come già anticipato prima. Qua dietro c'è il, adesso non si vede perché probabilmente andrà a retroilluminarsi il simbolo Cooler Master, e qua appunto la nostra fase ergonomica, diciamo seghettata, così da non farci scivolare il mouse di mano durante le nostre sessioni di gioco più estreme. Passiamo adesso alla prova su campo. Ragazzi, anche per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, commentate che i vostri commenti ci fanno sempre piacere. Alla prossima, con il prossimo video, ciao!